see your face in every sunrise. So many. Tutti, qui è sera e Garrett è venuto a trovare il suo amico Logan per annunciargli che anche loro finalmente sono riusciti ad avere un bimbo, cioè ad avere un bimbo, ad ottenere una gravidanza, e volevate che Brooklyn non restasse incinta. Tu, Gioia, sei a 9 ore dal parto, per cui, perché poi andiamo a vedere anche la nascita, perché beh, non so se l'altra farà in tempo, perché è parecchio in ritardo sulla sua amica, però lei, come vedete, fra 8 ore inizia il terzo trimestre e lui si mette a cucinare qualcosina. No, dai, fallo tu. Forza, cucina qualcosina, anche se non sei una grande cuoca. Cucina del formaggio grigliato formato famiglia, vai. E Garrett è andato giù. Qui, quando lei va a trovare Garrett, va giù nell'orto. Quando Garrett va a trovare loro, va giù nell'orto. E però fa ginnastica, giustamente. Allora, lui ha fatto tutto il suo lavoro, fra poco, ecco, viene a chiacchierare col suo amico, intanto che l'altra prepara la cena, ma sì, intervistalo sulle forniture, lui l'ha già fatto, lui è molto avanti col lavoro rispetto a Garrett, Comunque ragazzi, io non voglio perdere tempo, perché poi voglio che andiamo anche da Brooklyn a vedere come va la sua di gravidanza. Però lei al terzo trimestre, Garrett non rimane colpito dalle domande e dalle tecniche di intervista di Logan, a cui viene detto senza mezzi termini che non è affar suo. Ma Garrett, sei maleducato con il tuo amico? Allora, fai un gruppo con lui, ma non fare così, che non sei così. Forma un gruppo con lui, andatevi a prendere da mangiare insieme, poi ve ne andate tutti a nanna. No, prendi una porzione insieme. Perché non c'è insieme? Scusa, abbiamo appena fatto un... prendi una porzione allora. E dopo, come vedete, devono andare uno in bagno e l'altra di sicuro a letto, e ci vediamo domani mattina sperando che dorma 8 ore, così ci ritroviamo vicini al parto. Io non le ho fatto mangiare né fragole né carote, perché comunque lei nell'inventario non ha verdure, non ha quelle verdure, o sì, non lo so. Vediamo un po', giardinaggio. No, vedete, lei ha più che altro fiori, sì, le fragole le ha e le carote anche, comunque non gliele ho fatte mangiare, perché ormai poi è avanti, non credo che cambierebbe molto. Perciò, gioia mia, ripulisci, riponi in frigo e andate a nanna. Ci vediamo domattina. Speriamo di vedere presto il parto. Al mattino è stata promossa a fanatica delle piante Jade, 600 simoleon, la bacca di pianta mucca che pizza. Guadagnerà 21 in più all'ora, per un totale di 56, ci voleva. E ok, e nevica ragazzi, finalmente a Evergreen nevica, solo che non so se i pannelli solari funzionano, penso di sì. E vediamo soprattutto che lei ha cambiato aspirazione, perché in questo momento Jade lavora da casa con sto panzone,
Jade in questo momento è solo nell'attesa di veder nascere il suo bambino. Quindi va in bagno e si mangia un bel coso al formaggio che ha fatto, intanto ripulisce qui e si prende qualcosa. Apri quello che hai fatto ieri, se no mangiati i ravioli vegetali, oddio, come colazione è meglio un toast al formaggio. Quindi, e vediamo se anche lui ce la fa a essere promosso. Eccellente, dovrebbe essere promosso e siamo a livello 5, per cui la prossima volta è modificatore di macchine. Vediamo lei con la gravidanza partorisci tra. Aspettiamo, noi aspettiamo. Inutile che vi faccio vedere che lei mangia e tutto il resto. Vediamo cosa ha da fare per il lavoro. Raccogli da una pianta e raggiungi, ah già che qui c'è la logica da fare. Quindi adesso che scusate, mandati attraverso l'acqua. Non faccio che mandarmi attraverso l'acqua in sto periodo, non so come mai. Allora, la logica, loro non hanno il microscopio, loro non hanno gli scacchi, ossia, non dirmi che non hanno gli scacchi. No, gli scacchi ci vogliono. Vabbè, dai, la logica gliela faccio raggiungere poi. Dopo la mando giù a raccogliere da una pianta. E può raccogliere solo, raccogli tutto, non so, tutte le altre salvia, sono tutte piantate le sue. Wow! Raccogli, io le faccio, no, lei ne ha un sacco, facciamole vendere tutto o raccogliere la cera. Altre scelte, la cera non c'è, quindi le faccio vendere tutto. Vendi tutto e qui raccogli Ringo. Allora, raccogli Ringo. Poi devo vedere come utilizzarla sto Ringo. Boh. Ringo perché la mia amica Dreamlike Moon ha chiamato la sua pianta carne montana e io mi sono ricordata dello spot della carne montana che diceva: e a vedere la carne montana che stringo, a lei vengono tutti a mangiare da Ringo. E quindi ecco, raccogli Ringo. Ah, l'ha raccolta così, quindi lei c'ha i cubetti. C'ha i cubetti, togli un attimo. Eccolo qui. Quindi, da non confondersi con un cubetto di carne. Chissà, ma ha appena mangiato. Bene, allora dovremmo piantare anche, sì, lo Cosa? so, hai già Pues, fatto tutto. Va bene, se vai pure su. sei Ok, non mi agitare il braccino che non ne Nuclear posso più di vedervi Sword. agitare il braccino. Vediamo che effetto fa mangiare la carne, c'ha freddo, piccina. Vai su e noi aspettiamo il momento del parto. Lui di lavoro, eccolo qua. E io direi di far lavorare da casa anche lui perché deve aspettare che la moglie partorisca. Vabbè, prima però vi faccio vedere cosa deve fare. Quindi deve installare un depuratore di acqua. E lui lo installa su perché pensa già al suo bebè. Aggiorna depuratore di acqua con parti ecologiche perché dice: quando nascerà il mio bebè, io voglio che lui sia lavato nell'acqua più pulita che ci sia. Quindi mette un bel depuratore di acqua sulla vasca da bagno del suo bambino e poi deve abbozzare uno studio di progetto. Poi voglio andare a vedere se ha ricevuto una risposta da vediamo, ma invia. Però quando è che avremo la risposta? Qual è quello? Qualità scarsa, scarsa, tutte e due scarse.
Io non glielo invio nemmeno, anche perché non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Vabbè, ragazzi, aspettiamo il parto. Ah, prima che vediamo il parto, visto che ce l'abbiamo qui, votiamo per i piani d'azione del quartiere. Lei c'ha un sacco di punti, lei è una chiacchierona con tutti. Lui 93, per cui vediamo, dobbiamo rimettere in sesto sta cittadina che è piena di pattumiera. No, no, non ci pensare nemmeno, ma proprio nemmeno morta. No, 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 sviluppo moderno, no, 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 no. Allora, io voglio il verde. Perché non si può più? Più di così non si può? Non ci credo. E allora sviluppo moderno. Perché non si può più? Ma vabbè. E vota anche tu. Vai da lui e vota. E così vota per i piani d'azione del quartiere. È moderno, non ci danno nessun'altra possibilità. Lei c'ha 14 voti, ragazzi, non c'è più. E comunque, dai, mi fa piacere vedere questo quartiere moderno. Forza Gioia, vai. Dove sei? Vai a votare. Non è che stai già per partorire, eh? Vai a votare. Vota per i piani d'azione. Eccola qui che sta andando a votare. Dopodiché aspettiamo davvero il parto, se no non fa. Oh, c'è un baracchino qui. Cosa vende? Vediamo. Ah, roba generica. Vabbè, però una bevanda potrebbe. Allora, anche lei. Supporto tecnico cos'è? Un passo valendoci programmazione. No, per ora facciamo questo, perché voglio vederla in ordine sta città. Quindi 23 abbiamo vinto. Prenditi da bere qualcosa che ti stimoli un pochino, il tè Earl Grey, e ci vediamo dopo. Ma cosa fanno le brave mammine in attesa? È un classico. Ho imparato anch'io a fare l'uncinetto quando ero incinta, perché ti senti, boh, ti ispira la gravidanza a lavorare. Io non ho maglia perché no, coi ferri non mi fa impazzire, perché quando sbagliavo è difficile poi rimediare. Ma con l'uncinetto, che puoi disfare i punti tutte le volte che vuoi, fai entrare sta qui. Chi è sta qui? Presentazione amichevole. Vediamo chi è, poi davvero aspettiamo il parto, perché questa ci sta mettendo un'eternità. Quant'è? Ne partorisci fra. E andremo all'ospedale a partorire. Carina sta ragazza, Maria Fontana. Poi lei la manda a casa perché è gelosa. Dice, questo qui ci ha provato con Tina Tinkler, mo ci prova con questa, io la mando a casa. Convinci a supportare il PAC? No, 5 punti di influenza non mi interessano. Cosa fa questa qui? Cioè vanno subito. Ah, meno male, se ne va, ha capito l'antifona, benissimo. Lei sta facendo un berrettino di un colore neutro, gliel'ho fatto fare sui toni del verdino, non è molto esperta ancora, eh? E comunque aspettiamo, dai ragazzi, lo so che lo sto dicendo da un'ora, ma poi mi è venuta in mente sta cosa dei ferri che è troppo carina. Mica devono essere solo gli anziani. Eccola lì, l'ha fatto il berrettino verde, eccolo. No, bisogna togliere giardinaggio. Ha fatto il berrettino verde per il suo baby. Dov'è? Eccolo qua, carino. Allora adesso lei si alza e con una certa furia le dice, senti, vai a casa, io sto per partorire, lascia in pace mio marito, vattene via da casa mia. A posto.
Che vi devo dire? È domenica e questa ancora non si decide, ma dovrebbe adesso, eh? È da ieri che è pronta. Intanto lui amorosissimo le ha preparato un carico di vitamine, di quelle belle tante, perché poi hanno messo in frigo anche tanta frutta. Ah, c'è da raccogliere anche fuori, in effetti, gli alberi da frutto. Io non glieli ho piantati. Loro devono piantare anche gli alberi da frutto. Eccolo qua il travaglio! È iniziato, niente Macedonia, si va all'ospedale, ragazzi. Tanto tu butta via sta roba, butta via e tu partorisci all'ospedale. La fame te la togli dopo, altre scelte, partorisci all'ospedale. È certo che partecipiamo, vogliamo vedere Logan che impazzisce. Logan, via! E ci siamo! Fatti registrare al banco della reception. So che hai fame, tesoro, ma non potevo aspettare. C'ho già il nome, è un nome che va bene sia per un maschio che per una femmina. Fra l'altro mi piace molto, un nome molto simpatico. Vai, e quindi il nome sarà quello, sia che sia un maschio, sia che sia una femminuccia. Forza, forza, non facciamo tutti sti casini. Vai, partorisci. Logan, Gar, sì, Logan. Allora, è sempre così, eh? Fatti registrare al banco della reception. Oh, finalmente. Vai, partorisci. Vabbè, aspettiamo. Eccola qua. Che sta andando, Logan, vai qui, vai qui e vediamo. Ah, il medico c'è, meno male, che se no, ok, vediamo cosa nasce. Uno per favore, grazie, eh? Uno solo, andiamo uno alla volta. Logan, Logan, Logan. Eccolo lì, questo volevo vedere. Questo. Scusate, ma la foto ci vuole. Questo con lui che si agita è una delle mie foto preferite, questa qui. Quando deve nascere un baby e il padre si agita. Mi fanno morire. Ok, va bene, via, andiamo, vediamo cosa anche così, vabbè ormai, ok, non perdiamoci il momento della nascita, la culla è già pronta, forza, non fare scherzi, dottore, tira fuori sto bebè, non le far male, mi raccomando, guardate la poverina. È un maschietto! Ok, allora si chiamerà Robin. Va bene, se ne nasce un altro non ho il nome. No, è uno solo. Benissimo! E guardatelo lui. E il dottore è bello contento. Lei adesso abbraccia il suo bimbo. Noi facciamo, sì, vestita così, proprio l'ideale, gioia mia. Ok, però non vorrei si vedesse il colore del pigiamino perché non voglio che si capisca di che sesso è dalla copertina, per cui gli faccio la fotina a casa comprando una tutina su Plopsi, se c'è. Ok, eccolo, l'hanno messo qui. Nutri al latta, dopodiché intanto lui compra la tutina su Plopsi e ne compra due, perché sa che anche il suo amico Garrett sta per, non credo sia qui Plopsi, però no, forse dal telefono.
Vediamo dov'è Plopsi. Esplora Plopsi. Vediamo se ci sono due tutine per bebè. No, ma dai, ancora non sono bravi. Però lui compra Paperina la pinguina per il suo bebè e vuole comprare una cosa anche per il piccolo di... Cavoli, non c'è proprio niente. Dice il mio amico Garrett, quando nascerà il bambino voleva fargli un regalo, ma non c'è niente. Vabbè, perciò niente, lei sta allattando il suo bimbo, adesso tiriamo fuori dal suo inventario il pinguino, eccolo qua, e lo mettiamo nella cameretta, eccolo qui, il pinguino ha già fatto il regalo al suo bambino, ma per vedere cosa nasce a Brooklyn, purtroppo dovremo aspettare il prossimo episodio. Io vi saluto, ciao a tutti, ciao ciao!